Lo sapevi che l'Inter ha vinto il suo primo scudetto ricorrendo ad un inganno ed un magheggio veramente squallido e antisportivo? Siamo nella stagione 1909-1910, la Pro Vercelli è una squadra fortissima. Bene, arriva alla fine del campionato a pari punti con l'Inter. Bisogna disputare uno spareggio. Bene, in che data? Si cerca un accordo tra le due società. La Pro Vercelli dice: mi raccomando, tutte le date tranne il 24 aprile, perché quel giorno i nostri giocatori più forti sono impegnati nella nazionale militare. Quando si gioca proprio il 24 aprile. Chi l'ha deciso? L'ha deciso la Lega. Per protesta, la Pro Vercelli manda in campo i bambini di 11 anni e la squadra interista vince con un onorevole 10-3. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Lo sapevi che l'Inter era finita in Serie B, ma si salvò grazie al solito inciucio con il Palazzo? Siamo nel 1922, l'Inter arriva ultima nel girone A del campionato. Solo che anziché venire retrocessa immediatamente, ci si mise di mezzo la politica e il Palazzo. Ci pensa il signor Colombo, che era il direttore della Gazzetta dello Sport, strana questa cosa qua, che trovò una soluzione: fondiamo i campionati, ma per decidere chi doveva retrocedere facciamo degli spareggi. Quindi l'Inter, che era retrocessa, in realtà ha ancora la possibilità di salvarsi ricorrendo agli spareggi. Primo spareggio, incontra la Sport Italia Milano, una squadra fallita che ha fatto fatica a mettere in campo dei giocatori. Turno successivo incontra la Libertas Firenze, già fallita, altro che mai stati in B. Ma lo sapevi che l'Inter è stata la prima squadra europea a introdurre il doping in modo sistematico? Siamo negli anni 60, quelli del mago Herrera. Purtroppo molti dei giocatori di quella compagine oggi non ci sono più, stroncati da malattie molto gravi. Ad un certo punto alcuni giocatori dell'Inter si rifiutarono di prendere le medicine e si inventò il famoso caffè di Herrera, cioè le sostanze venivano introdotte nel caffè che i calciatori prendevano. Questo scandalo, venuto fuori a posteriori molti anni dopo, non ce lo siamo inventati noi tifosi della Juve. È stata raccontata da Ferruccio Mazzola, il fratello di Sandro Mazzola, capitano dell'Inter, anche lui tragicamente scomparso per una malattia, si pensa collegata a tutte le schifezze che hanno dovuto prendere nel corso degli anni. Lo sapevi che l'Inter si è macchiato di una grave corruzione europea in Coppa dei Campioni, restando però come sempre impunita? Lo rivela il Times, mica calciocartonato.it, riportando le dichiarazioni dell'ex arbitro Vadas. Pare che Angelo Moratti e il suo sodale Italo Allodi avessero cercato di corrompere gli arbitri per tre campionati consecutivi. Due volte ci riuscirono anche contro Borussia e contro Liverpool. La terza contro il Real Madrid andò male, perché Vadas, l'arbitro designato per la partita, venne ospitato da Angelo Moratti nella sua villa, il quale gli regalò anche un orologio d'oro, ma nonostante ciò non accettò la corruzione e anzi non poté fare niente per evitare che il Real Madrid superasse l'Inter. Ah, Vadas non ha più arbitrato in Europa da quella partita lì. Lo sapevi che l'Inter tentò di sottrarre al fortissimo Bologna di Haller e Bulgarelli uno scudetto sacrosanto, tramando, si dice, si mormora, si sospetta, per far squalificare 5 giocatori della squadra bolognese ad un controllo antidoping? Siamo nel 1964, Bologna-Inter si contende il campionato e batte il Torino 4-1, ma ben 5 giocatori del Bologna furono squalificati perché sorpresi ad avere delle sostanze nelle urine. I giocatori del Bologna e i dirigenti del Bologna dicono di essere innocenti, chiedono le controanalisi, le provette sono scomparse. La vicenda è così scandalosa che il presidente del Bologna, Dall'Ara, muore di infarto. In assenza delle prove, tornano indietro e riassegnano i punti al Bologna. Bologna, che non si era arreso, le due squadre arrivano allo spareggio e vince il Bologna, rendendo vano il tentativo di manipolazione del campionato. Lo sapevi che l'Inter nel 1971 riuscì a conquistare i quarti di finale di Coppa dei Campioni grazie ad una lattina di Coca-Cola? L'Inter stava perdendo 2-1 in Germania quando una lattina finì sulla testa di Boninsegna, che fece una sceneggiata. Tutti i giocatori dell'Inter attorno all'arbitro protestano, però la lattina non si trova. Che fa il capitano Mazzola? Vede che nella tribuna dove ci sono assiepati i tifosi dell'Inter un tifoso sta bevendo una lattina di Coca-Cola, se la fa dare la
svuota e la consegna all'arbitro come prova. A quei tempi non c'era in Europa la squalifica come c'era in Italia, che assegnava il 2-0 a tavolino, ma nonostante tutto l'avvocato mitico Peppino Prisco riuscì a far ripetere quella partita. Lo scandalo fu tale perché la squadra tedesca aveva vinto per 5-1, che poi la qualificazione andò all'Inter. Lo sai che l'Inter è riuscita a combinare una gara, ma come sempre è riuscita a farla franca? Siamo nel 1983, si gioca Genoa all'Inter, il Genoa è in una situazione disperata, ha bisogno di punti per salvarsi, l'Inter ormai è già fuori da tutto. Siamo sul 2-2, mancano 5 minuti dalla fine e Salvatore Bagni segna il 3-2. Stranamente nessun compagno lo abbraccia, nessuno esulta. Un certo Paolo Zigliani ci denunciò che i giocatori dell'Inter avessero perso svariati milioni a causa di quella partita. Sarà vero? Chi lo sa? I dirigenti del Genoa commettono l'ingenuità di andare pure a lamentarsi in TV. Il calciatore genuano Iachini disse: ma si vede che qualcuno dell'Inter non era stato avvisato. Ricordiamo però che l'Inter ha una storia di onestà a prova di bomba. Lo sapevi che l'Inter nel 2006 sarebbe dovuta venire condannata, come le altre squadre, per i tentativi dimostrati di condizionare l'esito delle partite? Ma non solo venne punita, ma venne addirittura premiata con lo scudetto di cartone. La Juve va in B, il Milan, la Fiorentina e altre vengono penalizzate, l'Inter no, perché qualcuno disse: piaccia o non piaccia, non ci sono intercettazioni dei dirigenti dell'Inter. Invece le intercettazioni c'erano e come, poi saltarono fuori, quindi furono stranamente nascoste. Anche qui una cosa gravissima, nessuno si chiede perché. Ma poi il capolavoro fu l'interista Guido Rossi che decise di assegnare lo scudetto di cartone all'Inter, che pure era arrivata terza. Come più volte capitato, l'Inter si comporta come peggio delle altre squadre, non ricevendo mai sanzioni, ma anzi venendo premiato. Gobbi, vergognatevi, avete patteggiato, che schifo! Eppure nel 2016 l'Inter ha patteggiato e pagato 90.000 euro di multa per le plusvalenze gonfiate di Nagatomo e Garritano. Ma quindi anche voi avete fatto ricorso alle plusvalenze gonfiate? E che dire poi delle centinaia di plusvalenze gonfiate per giocatori della primavera che negli anni dal 2014 al 2018 hanno portato centinaia di milioni nelle precarie casse della società nerazzurra? Ah no, non vale il discorso di pensate a voi che ne avete, che dovevate essere radiati, perché se una squadra è onesta non deve avere macchie, non deve essere invece come siete voi che avete decine e decine di malefatte, alcune gravissime, eppure non venite mai sanzionati. Come può una squadra che fa dell'onestà la propria bandiera essersi macchiata addirittura di un reato gravissimo quale quello della falsificazione di un passaporto? Eppure è successo all'Inter con Recoba. Oriali è stato addirittura condannato penalmente per questa vicenda, per aver comprato il passaporto tarocco del calciatore in Sud America. Ogni partita disputata da Recoba doveva portare alla sconfitta a tavolino dell'Inter con inevitabile retrocessione. Ma cosa accadde? Accadde quel che è capitato più volte nella storia dell'Inter: si sono cambiate le regole a fine stagione in modo da regolarizzare una posizione illecita, esattamente come accadde durante Calciopoli. Quindi l'Inter viene premiata anziché venire sanzionata, ma loro sono onesti.